mesure. Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui va la mesure. Lo sai che sei il secondo artista che entra in questo studio con Jacques Brel? Questa è la più divertente. Sì. Barbarossa, un'altra persona intelligente. Come? Luca Barbarossa. Ah, Luca Barbarossa, mi fa piacere. È entrato con la chanson de Vieux-Amant. Allora vuol dire che qualcosa ha attinto da Brel, anche lui. Sì, grazie. Perché ti piace Jacques Brel? Ma io l'ho scoperto quando avevo 16 anni, stavo proprio a Sanremo, sono passato davanti a un negozio di dischi, ho sentito questo cantante, mi ha incuriosito, ho comprato il primo 45, che poi ero uno dei pochi che aveva Brel in Italia, nel senso che l'ho portato un pochino io agli dischi, sì, lo facevo sentire agli amici e tutto. C'è quella Neme Kit Pa, come non mi lasciare, che Neme Kit Pa, taglio delle vene proprio. Neme Kit Pa è proprio quella classica, quella che si cita sempre quando si parla di Brel, ma ce ne sono altre che sono fantastiche, veramente, delle poesie bellissime. Massimo, sono molto contenta di averti con noi, peraltro tu festeggi un nozze dei 50 anni, delle tue nozze, ma anche della tua carriera. Sì, perché io mi sono sposato la mattina del 4 gennaio del 71, E nel pomeriggio, e sono partito subito, sono andato a Lucca, ma non in viaggio di nozze, era il primo giorno di lavoro pagato come professionista attore. Sono arrivato a Lucca, per cui ho una facilità, io non sbaglio mai il giorno dell'anniversario delle nozze, perché mi ricordo soprattutto quello del primo giorno di lavoro, capito? Tua moglie però tollerante, visto che ti ha lasciato andare via subito dopo le nozze. Sì, ma mia moglie adesso è in tournée lei, nel senso che non fa l'attrice, però sono da ottobre che non la vedo. La vedo soltanto al videotelefono, che io chiamo il videocitofono praticamente. Il videotelefono, perché è andata a Filicudi per chiudere una faccenda notarile. È rimasta là, in più Filicudi si presta a restarci, e in più è incominciato le piogge, il Covid, le navi che non attraccavano per il mare grosso. Alla fine ho detto: guarda, finisco io il richiamo del vaccino e poi ti raggiungo, per cui il 21 di questo mese sarò a Filicudi. Chi vuol seguirmi per mare? Guarda, subito, secondo me siamo tutti Filicudi, pronti, non ce lo ripetere troppo. No, ma la cosa tragica è che quando io ho comprato questa casa a Filicudi, Un'isola delle Eolie, no? Un'isola delle Eolie, selvaggia. Però c'era un film della fine degli anni 60 tra Tognazzi, c'era una scena tra Tognazzi e Gassman. Io l'avevo appena comprata e Tognazzi dice a Gassman, che era l'inquisito, lui faceva il magistrato, e Gassman l'inquisito: io la mando a Filicudi! Com'è che lo diceva? Rifammela. Io la mando a Filicudi. L'ho detta meglio la prima, perché la prima la faccio sempre meglio. Cos'era? Detenuto in attesa di giudizio? Può essere, no? Cos'era? Detenuto in attesa di giudizio? Era quello? No, perché cosa? Questa frase? No, questa frase, il tipo, come l'ho detta, il carattere con cui l'ho detta, era Soldati, 365 all'alba, che era un film che ho fatto con Marco Risi e con Claudia Mendola. E va bene, però non ci hai ripensato giustamente. Attore appunto da 50 anni, storia bellissima anche familiare, perché questa non è solo la tua storia, ma anche la storia del tuo rapporto con papà. Certo, il rapporto con mio padre è curioso, insomma, io avevo un attore in famiglia che era mio padre soprattutto, no? L'attore è continua ad essere mio padre, diciamo. Io sono un sottoprodotto, ma non per essere umile, è perché mi sono abituato a vedermi allo specchio e un po' alla volta mi sto convincendo che sono io mio padre, nel senso che gli assomiglio talmente tanto, anche come carattere, che in fondo mi manca poco. Mi manca poco perché mi basta guardarmi allo specchio, lo saluto, gli dico ciao papà. E questa cosa ti rassicura o nel tempo ti ha creato dei problemi di identità? No, mi dà una gran felicità. Da parte, se posso aprirmi completamente, certo. Mi dà fastidio soltanto legato all'atto sessuale. Cioè? Perché mi dà fastidio pensare che mio padre lo faceva così.
capito? È una cosa quasi di rifiuto del figlio. Perché devo vedere mio padre che fa sesso? Per cui mi dà fastidio in quel lato, da quel punto di vista. Il resto mi va benissimo tutto. Quindi hai una forma di pudore in quelle sì, non puoi pensare a tuo padre. No, mi dà fastidio. Come i bambini quando gli dicono papà e mamma per averti hanno dovuto fare così e così. E il bambino è un po' scioccato, torna a casa e un po' schifa i genitori, no? Perché non è abituato a questa cosa. E così io provo questo fastidio. Ho l'impressione che questo è l'inizio di una bellissima intervista. Vediamo un po' di film di Massimo D'Apporto. Ordiniamo perciò di creare milizie clandestine per preparare l'insurrezione contro i nobili, i funzionari e tutte le classi superiori. Firmato Alessandro II, zar di tutte le Russie. Tu sei un'altra classe, ricordatelo, roba superiore. Se dai retta a me, passi al professionismo. Ah, a proposito, via quel kid sonnino, sono americanate. Sei ebreo? Beh, Davide è un bellissimo nome ebraico. Se solo potessi aiutarti, lo sai che ti voglio bene. Ascoltami, voglio che tu capisca una cosa, Vittorio, e che la spieghi anche agli altri. Io non abbandonerò mai Galeazzo. Chiunque cercherà di fargli del male dovrà vedersela con me. Sono il nuovo parroco. Mi chiamo Don Marco. Il nuovo parroco? Perché Don Clemente è morto? È più vivo che mai. Solo che adesso è paradiso. Io preferivo che rimanesse qui. Era Anna Kuliscioff, Storia d'amore e d'amicizia, Io il Duce e Un prete tra noi. Com'è stato interpretare i panni di un sacerdote? Così mi è stato, popolare, poi, no, no, mi è stato abbastanza facile, perché io praticamente ho fatto le elementari dalle suore e poi tutto il resto l'ho fatto dai frer del San Giuseppe, Piazza di Spagna. San Giuseppe insomma. De Merode, una scuola romana rinomata. Insomma. Però non è che sono sacerdoti, sono dei religiosi, no? Però non possono celebrare messa, però hanno la tonaca, per cui io li guardavo come si alzano la tonaca quando devono fare le scale, come si comportano. Per cui una forma di imitazione ce l'ho sempre avuta da bambino proprio. Per cui tanti mi hanno detto, ma hai fatto veramente il prete in vita tua? C'è stato un periodo, poi ti sei spretato. No, no, non l'ho mai fatto il prete, però mi è rimasto dentro, ecco. Che cosa ti è rimasto dentro di bello di quell'esperienza oppure di meno positivo? Ma del prete? Sì, no, no, in generale della tua educazione cattolica. Cosa ti ha dato l'educazione cattolica? L'educazione cattolica mi ha dato una base, diciamo, mi ha dato una base. Io attualmente sto leggendo per la seconda volta la Bibbia. Sono arrivato ai Vangeli che mi rilassano, perché la Bibbia a un certo punto non ne puoi più. Io mi ricordo che venne tempo fa un prete in casa mia a dare la benedizione, no? Delle case. Pasqua. Io stavo leggendo già la Bibbia e avevo letto di cose atroci, insomma, uccideremo donne, bambini, trascineremo per strada. Le piaghe d'Egitto, no? No, la parola di Dio era questa, capito? E allora dissi al prete, dissi, ma come Dio dice queste cose, strazieremo i bambini per le strade, le madri, E vedi, ma guarda, erano altri tempi. E così ti ha detto, e tu sei credente, no, quindi. Stavo per dire, guardi, la casa è meglio che mamma benedice, oggi lasciamo perdere con la benedizione della casa. No, io sono credente, sono credente veramente forte, forte. E che cosa ti ha dato la fede in questi anni della tua vita? Ah, mi ha dato una tranquillità e una sicurezza e anche un'ironia nei confronti di quello che sta succedendo, anche se è un'ironia tragica. Però non mi perdo d'animo mai, nel senso che ho affrontato questo periodo facendo finta di essere stato condannato a 2 anni di reclusione per qualcosa che non so neanche io d'aver fatto, perciò sono quasi 1 anno e mezzo buono che sto chiuso a casa, tranquillo, oltretutto non c'è né mia moglie né mio figlio, sto solo con una ragazza peruviana che, non fatevi delle idee sbagliate, no, soltanto una ragazza peruviana. Praticamente io ho gli orari prestabiliti, la situazione è perpetua
Don Abbondio. Però vedi che ha scelto Don Abbondio, non hai scelto un prete particolarmente eroico. No, certo, non è un prete eroico. Hai scelto neanche il vaso di goccia, Non sarei neanche io stato un prete eroico, però qualche miglioramento nei confronti del personaggio di Don Abbondio l'avrei fatto. Però questa è la situazione. No, mi è interessante che ti ha dato un ridimensionamento di tutto. Sì, sì. E ti sei vaccinato adesso? Ho fatto il primo vaccino, adesso il richiamo è il 13 di questo mese, e poi dovevo partire il 14, ma ho detto a mia moglie, il giorno dopo non parto, dopo aver fatto il vaccino, aspetto una settimana. Bravo, perché poi dopo una settimana al massimo della protezione, parte il massimo della protezione. Parto con il massimo della protezione. E quindi no, questo bambino che osservava i frère con le tonache, li imitava, era anche il bambino che voleva fare l'attore, giusto? Sì. E tuo padre gli diceva manco per niente. Ma manco per niente, ma io l'ho fatto l'attore quando avevo 5 anni e facevo parte di una compagnia di bambini dove io ero il comico. Mio padre mi aveva messo su un numero di 5 barzellette, no? Che cioè? Provavamo a casa. Ah, tu provavi con papà Carlo? A casa, avevo queste 5 barzellette, mi ha detto dopo la terza barzelletta, se ti fanno la risata e il pubblico applaude, e così è stato, perché è inevitabile, un bambino che racconta la barzelletta, alla fine se non gli fanno l'applauso piange, esce di scena, certo. No? Per cui è inevitabile che il bambino abbia l'applauso e la risata. Dopo la terza barzelletta tu guardi il pubblico e fai così. Ne ho tante di barzellette, capito? E così io l'ho fatto, capito? C'è stata la risata e l'applauso. Quando ho detto, ne ho tante, altra risata, altro applauso. E te ricordi queste barzellette? No, non me le posso ricordare. Sono passati tanti anni, scusa. Ma lo so che la memoria di un attore è importante, ma dopo 70 anni... Era una curiosità. No, e poi dopo mi è capitato, chi era la soubrette di questa rivista? Una rivistina fatta da bambini importante, abbiamo debuttato prima al Valle, poi siamo andati a Sistina. La soubrette era Paola Quattrini. Ah, ciao Paola, che adesso ricomincia anche lei col teatro. Io e Paola Quattrini. Paola non scoccerà se racconto sta cosa, ma Paola c'ha un debole per me. Lei era più grandicella di me, c'ha un debole per me, mi ha fatto chiamare dietro una fila di poltrone e mi ha baciato. È stato il primo e unico bacio che ho dato in vita mia. No, sto scherzando. È stato il primo bacio che ho dato in vita mia. La sera 39 di febbre, che se ci fosse stato adesso il periodo attuale mi facevano entrare a casa, mi ricoveravano, certo. Però avevo 39 di febbre e poi siamo rimasti amici per tutta la vita con Paola. Quanti anni avevi? Non posso dirlo perché sennò si dice l'età di Paola. Vedi che gentiluomo, però no. Vabbè, tanto Paola non si fa un problema. No, vabbè, avevo 5 anni, Paola non so quanto, Paola ne aveva uno. Super grandissimo. Guarda, vi rivediamo anche papà Carlo, così possiamo così monitorare la somiglianza. Va bene. A Genova, sotto Ripa, ci sono gli uffici, no, di questi armatori, i scagni, no? Cosiddetto uscagno, no? E in questo scagno c'è il solito signor Parodi, genovese, Usciu Parodi, che dice all'uomo dello scagno, all'uomo d'ufficio, al galoppino: Pasquin, mi empiti in che tempo fa? Ho cambiato il nome. Pasquin, ho cambiato il nome. Era Fortunin, no? Adesso mi chiamo Pasquin. Alle prove ho detto Fortunin, adesso Pasquin. Fa, mi empo che tempo fa? Guardate che tempo fa. Allora, questo metto, si affaccia alla finestra, ritorna, fa, Usciu Parodi, con l'impression che oggi ci avremo un po' di pioggia. Allora Usciu Parodi lo guarda, fa, ci avremo? Non siamo mica soci. Salutiamo i genitori. La mamma, e il papà. Uno, due, tre. Ciao mamma! Ecco. Tu hai ancora qualcuno? Il fratello. Salutiamo il fratello e sorelle. Ciao fratelli e sorelle. Io sorelle, non ne ho. Neanche tu. Sì, io ce l'ho una. Però saluta. Ciao sorella, ciao cognato. Io l'avrò un giorno. Una sorella, ne ho bisogno, sì. Una sorella. Ciao a tutti, ciao Massimino, ciao da Rieti, bambini. I bambini. Che delizia, Walter Chiari, questa era la via del successo. Si divertivano 1958. Tanto, Walter Chiari e papà erano molto amici, sono andati una volta a Parigi assieme, mi hanno fatto
tutta la vita mi hanno raccontato sto viaggio che hanno fatto a Parigi, perché certo, si sono divertiti a Parigi, c'era anche mia madre. Però Walter Chiari, che faceva lo scemo per strada, seguiva la gente vicino, si metteva a camminare vicino a questo e gli diceva che belle scarpe che ha, no? E lo seguiva. E l'altro diceva, ma insomma, che cosa vuole da me? No, le scarpe, per favore, mi dia le scarpe. Ma si divertiva in questo modo. Ai francesi? Sì, con i francesi. Lui parlava che parlava in francese. Mio padre ha sempre parlato un francese da Côte Marron, nel senso che più che da Costa Azzurra, più dalla parte saremasca, insomma, diciamo. Era un... lui diceva a Fiumicino, sono andato a trovare, a prendere un mio amico a Fiumicino. Je suis allé prendre mon ami à Fiumazan. Sublime. Comunque, è una cosa strana. Io non so se capita anche a voi. Quando si guardano i genitori, le fotografie dei genitori, io li vedo sempre più grandi di età di me. Anche se sono più grandi... sono più giovani di me di 20 anni, ad esempio, in quella cosa, è più giovane di me di 3, di 10, 15 anni. Beh, io lo vedo sempre più grande di me come età, è stranissima sta cosa. Ma lui non voleva che tu facessi l'attore, no, vero? No. Perché no? Ti voleva proteggere in qualche modo? No, perché sapeva cosa potevo andare incontro. Appunto, quindi ti voleva proteggere. Però è durato poco, nel senso che... Io poi, dopo che gli ho dato sta notizia a Ferale, sono andato in giro per casa e sentivo ticchettare la macchina da scrivere, un tasto alla volta. Mio padre diceva un tasto alla... batteva con un tasto alla volta, però era capace di scrivere delle lunghissime cose, no? E mi ha chiamato, sono andato in camera e aveva pronto l'elenco dei ristoranti e degli alberghi dove potevo andare... dicendo la saluta tanto mio padre per vedere se avevano dei prezzi più abbordabili, no? Nel senso che portando i saluti magari ti favorivano nel costo della cena, del pranzo. Soltanto che quegli alberghi e quei ristoranti erano passati 30 anni, avevano fatto carriera anche loro. Gli ho detto, papà, è la prima e unica volta, mi sono giocato tutta la paga della settimana per andare a dormire in questo albergo. Ah, scusa, non sapevo. Penso ragione, perché in realtà è un pensiero accuditivo, però anche quindi era un po' protettivo, perché poi so che insomma lui stava spesso in tournée, immagino, sì, quando tu sei stato bambino. E c'erano quando anche tu eri bambino. Di 7 mesi duravano anche le e tournée. Ti mancava? Com'è? Ti mancava quando eri bambino? Guarda, papà, mi mancava, ci avevo fatto un po' l'abitudine, nel senso che chi è figlio o chi è moglie di un attore deve sapere a cosa va incontro. Io l'ho capito guardando mia madre, per cui ho capito come figlio a cosa andava incontro, essendo il figlio di un attore. C'era a casa di mia nonna, perché io spesso andavo a Sanremo, in una stanza, nella camera da letto che dava quasi sul salotto, se tenevi la porta aperta, c'era una gigantografia di mio padre, grande così, fatta dal famoso Luxardo, che era un fotografo. Come no? Aveva fatto una posa per cui gli occhi ti seguivano ovunque. Erano quelle foto che potevi... Mamma mia! Che gli occhi ti seguivano ovunque. E io praticamente, certi pomeriggi, quando volevo stare con un mio padre un pochino più vivo, andavo in giro per casa e mi nascondevo dietro le poltrone e poi guardavo e vedevo che mio padre mi guardava. Andavo da un'altra parte e mio padre guardava dall'altra parte. Per cui... mi è mancato di meno, per supplivi dire. Sì, ma poi sbagliano i genitori, sbagliano le madri quando dicono guarda che quando arriva papà glielo dico a papà. Se no è terrore, certo. No, proprio non capiscono che stanno rovinando un rapporto tra padre e figlio. E tua mamma lo diceva questo? Sì, certo, lo dicevano tutti, mia madre, mia zia, tutti. Era un mondo di donne a casa. Bello però, no? Matriarcato? No? Matriarcato? Ma fino a un certo punto, insomma, però io devo dire che attualmente, da sempre, mi sono trovato meglio a parlare con le donne che con gli uomini. Non lo so, c'è forse una forma di rivalità anche nei confronti degli uomini, no? Dici, che cosa stai facendo? Con le donne, che cosa stai facendo? Certo, non è che infici il mio lavoro, no? Non è che te mi porti via del lavoro, per cui
tra colleghi, tra uomo e donna va bene, tra uomo e uomo, donna e donna. Mm. Grazie della sincerità, però ti posso assicurare che i maschi competitivi sono competitivi pure con le donne, anzi, quindi non è così scontato. Ma tua mamma faceva la ballerina, peraltro, o meglio, ballava insieme a tuo padre. Sì, mio padre, mia madre ha fatto una ballerina strana, nel senso che mia madre fu contattata da mio padre assieme a Vandosiris perché andavano ad arruolare le ragazze del balletto negli anni 40. Non c'erano i corpi di balli famosi che arrivavano dall'Inghilterra, neanche per sogno, eravamo in guerra, figurati il corpo di ballo inglese. Ma non è questo, il fatto è che mancava proprio la scuola di ballo anche in Italia. Andavano nei campi, sui campi di atletica leggera, e andavano a reclutare le ragazze migliori, più belle, che gli piacevano. Poi queste potevano dire no, per l'amor del cielo non voglio fare. Mia madre faceva il lancio del disco. Davvero? Sì, mia madre faceva il lancio del disco. Non lo so. Una donna bella. Ma no, non era una bella donna. Sì, alta 1,75. Quindi altissima per l'epoca. Era alta, ma non era corposa. Ok. No, era proprio una bella donna. Tipo Lara St. Paul, su quel tipo là. Perciò capisci, mio padre, lo capisco anch'io. Comunque, certo. Mio padre ha avvicinato questa ragazza, Augusta, si chiamava mia madre, non le ha fatto nessuna proposta di lavoro, ha fatto una proposta, ossia se l'è portata via praticamente, però a un certo punto, da buon ligure, e siccome non guadagnava neanche tanto, ha detto: cara Augusta, se vuoi che continuiamo a stare insieme devi fare qualcosa anche te. E l'ha messa nel corpo di ballo, quelle classiche scene che ha fatto anche Alberto Sordi in Polvere di Stelle, a vita, sciacqua, sciacqua. Facevano questi gesti che non erano i gesti che poi... A vita, ma così si dice? Sì, sì, a vita, così vita. Si dice, Memo, nel cabaret. A vita, sciacqua, sciacqua, asciuga, asciuga. E facevano questi gesti, questo gesto così che faceva. Più o meno come saluti te. No? Sì, ma io sto così. Gesto così, asciuga, asciuga. No? Non lo sapevo, asciuga, asciuga. Vita, vita, sciacqua, sciacqua. Era l'antenato del gioco a jouer. È brava, esatto. Io sono rimasta a gioco a jouer, invece si imparano sempre tante cose. Questo però, purtroppo... Quando io stavo preparando gli esami di maturità, che ho fatto il classico, sì, e poi dopo ho fatto il primo anno di scienze politiche, ho capito che non era per me, sono scappato praticamente. Se potrei raccontare una storia lunghissima, lasciamo vedere. Allora, quando ho capito che non era per me, poi lo sapevo che andavo a perdermi, capito? Che cosa stavo dicendo? Il primo anno di università, quando tu hai fatto... Facciamo così, mandiamo un'altra clip di Papà Condelli a Scala. Lei si ballerina. E poi riprendiamo. È tutto meraviglioso. Vai. Cara Delia, non toccarmi, sai. Brava. Come sarebbe a dire finirai come soubrette d'apporto? Lavorare con d'apporto non è finire, ma è cominciare benissimo. E tu? Proprio tu? Che ho tenuto a battesimo sulle tavole del palcoscenico, invece di chiamarmi papà, mi fai questo affronto. Oddio, Dio, Dio! Ma come puoi aver dimenticato padre Giove in doppio petto, moderno frugoletto, voilà, c'est moi! Carlo, tu eri previsto con tutti gli onori alla terza puntata. Ah, non in questa? No. Vieni avanti, Agostino! Vengo, Paolina, sono qua! Vieni, vieni, sei in ritardo, eh? Sono in ritardo, guarda qua, che cosa c'ho, ritardo! Ma che bello! Ma questo è un brillante purissimo! Eh sì! E quanto l'hai pagato? Quanto l'ho pagato, quanto l'ho pagato! L'ho vinto in una corsa fadistica! Ah sì? Sì, ho staccato tutti di 2 chilometri! E quanti eravate? Te lo dico! Sì! Eravamo in 11! Io e 10 carabinieri! C'era Paola. L'ho vista Paola Quattrini. Senti, però non c'è una cosa che mi devi raccontare. Tu a 21 anni, leggendo una lettera, scopri di avere una sorella. Sì, ma prima, sempre leggendo una lettera, perché io quando mi stavo preparando agli esami di maturità, stavo in una stanza dove c'era un armadio che era pieno di fotografie, lettere, ricordi. Tirando fuori queste lettere ho trovato intanto la prima lettera, stavo studiando con un mio compagno di classe, ho trovato questa lettera in cui si diceva che Augusta faceva la ballerina con lui, no?
io la stavo leggendo e c'era questo mio compagno che sulla spalla anche lui stava curiosando e mi sono sentito, e non lo sapevo, mi sono sentito improvvisamente la sua voce romana che diceva a fio de una ballerina. Mi sono sentito morire. Mi sono sentito che cosa orribile questo, spero che tu lo abbia cacciato da qualunque a fio di una ballerina, capito? È tremendo, a Roma a fio di una ballerina è peggio di... Vabbè, poi invece tra le altre lettere ho trovato quella che dichiarava l'esistenza di una sorella che io saluto perché so che sta guardandomi in televisione. Nel frattempo saluto anche mio fratello Dario perché anche lui mi sta guardando. E in questa lettera si diceva che aveva una sorella. Cioè, come era scritto? Non era molto dichiarata la cosa, però c'era questo nome che ricorreva, Giancarla. Finché una mia zia veneta, Ciacolona, che ci avevamo a casa, Ciacolona, chiacchierona, mi ha detto, tu non te sa, ma te gana sorella. Ma sembrava una roba di Carolina Invernizio, capito? Come c'è una sorella? Te c'è una sorella. Domanda che a tuo padre. Domandagli a tuo padre. E così è stato. Sono andato con la lettera, siccome già avevo velleità artistiche, e gli ho detto vergogna. E gli ho buttato la lettera in faccia. Davvero? Augusta, quante volte ti ho detto di buttare via la posta? E poi gli ho detto, papà, ma per me va bene, io sono contento, voglio che me la presenti. Come sei intelligente, mi ha detto, ma capisci, io finalmente, ma perché dopo, l'aveva dopo 40 nascosta? Anni, mio padre mi diceva che ero intelligente. Dopo... l'aveva nascosta per pudore. Ma scherziamo. Perché era nata fuori dal matrimonio. Ma perché era fuori dal matrimonio. Però ma... era prima di te, insomma. Non era... E ha avuto, penso, questa storia con una bellissima donna che io non ho conosciuto, ma è la mamma di Giancarla, con tutto il mio rispetto, però 4 anni prima di conoscere mia madre, di mettere al mondo me. Capito? Però anch'io ho scoperto che dopo un anno non erano ancora sposati. E allora ho detto, ma che vizio questo? Però pensa alla, diciamo, la morale comune, quante cose poteva togliere alla famiglia. Com'è stato il tuo incontro con Giancarla? Ma l'incontro con Giancarla ero un po' imbarazzato, tutti e due, ce lo ricordiamo perfettamente. Ci siamo incontrati a Milano, siamo andati un po' in giro a guardare i negozi. Non so sinceramente quello che ci siamo detti, ma senz'altro che ci saremmo rivisti, ecco. Però sono passati tanti anni, lei è felicemente sposata con Silvio, tanti saluti a Silvio, c'ha 3 bellissimi figli, dei nipoti molto intelligenti, insomma anche mio fratello c'ha 2 figli molto intelligenti, c'ha la moglie e tutto. Davo l'impressione perché che bisogna sia... bilanciare le cose, sennò... Io ho l'impressione che siate tutti molto intelligenti. Ti ringrazio. E prima di salutarci vorrei rivedere insieme a te quando tu hai interpretato Falcone. Ah sì. Schillaci provvidenza. Minchia Paolo, l'assegno. Che assegno? L'assegno dato da Rosario Spadola a quella donna che poi ci si è comprata la Fiat. La moglie di Mafra era, altro che amante. Eccolo il collegamento. Questi me li prendo io. Fotocopio tutto e te lo riporto. Non mi dire che non ti fidi. Io e Nini, sfogliando quell'Atlante di sua figlia, avevamo intuito che Cosa Nostra poteva avere una struttura unitaria. Come poi Buscetta ci ha confermato. 11 anni sono passati. Tanti, eh? E pensare che Costa, Rocco, Ninni, proprio per averci creduto alla storia dell'Atlante, non ci sono più. Almeno oggi hanno avuto un po' di giustizia. Già. Candidato agli Emmy, peraltro, 2007. Sì. Cos'è stato per te interpretare Falcone? Beh, è stato un bel punto d'arrivo, veramente. È un piacere poter interpretare dei ruoli che ricordano persone che sono esistite veramente. Il lavoro dell'attore
si raddoppia, si triplica anche degli eroi, delle figure così importanti, certo, nel nostro, da fare una ricerca collettiva approfondita, devi andare a fare interviste, conoscere persone che hanno conosciuto Falcone. È stato un grosso arricchimento. Io sono arrivato a Punta Raisi e sono passato davanti alla stele a Capaci come un turista che la guardava per curiosità, così, e poi quando ho finito, dopo un mese delle riprese a Palermo e tutto quello che era successo per interpretare il personaggio di Falcone, sono ripassato davanti alla stele e mi sono commosso. Ci credo. E l'ultima cosa che ti chiedo davvero è quando tu hai recitato con papà nella famiglia di Ettore Scola. Con la famiglia di Ettore Scola il personaggio dovevo farlo tutto io, sinceramente, dovevo farlo tutto io. Poi c'è stato un periodo che Vittorio Gassman era un po' in depressione, diciamo un po' in depressione, ma era depresso, ogni tanto soffriva di questo problema. E io non reggevo più vicino alla sua età, anche truccandomi da persona anziana, non reggevo più. Diventava un po' stucchevole il mio trucco, queste cose. Per cui dissero: purtroppo ti dobbiamo sostituire, arrivato a 50 anni ti dobbiamo sostituire. Facevano dei nomi perché io non conoscevo. E ho detto: ma scusate, dicono tutti che assomiglia a mio padre, certo, ma chiamate mio padre. Che idea geniale! Vedi che intelligente! Vedi che intelligente. È la seconda volta, la seconda volta mi danno intelligente. Che idea geniale! E chiamano mio padre che era fermo perché aveva avuto dei problemi di cuore. È impazzito dalla felicità. Sei sentito importante che eri tu a fare chiamare tuo padre? Cioè, che eri tu diventato l'attore della famiglia? No. Ci hai pensato? No. Su questo no. Ho avuto un altro flash di questo tipo quando io ero usato come figlio per stare vicino a papà nelle fotografie di mio padre, che io facevo, perché di solito un attore si chiede o tutta la famiglia, o il figlio, o il cane. Se hanno il cane da fare le foto assieme. Ecco, si fermavano al figlio, per cui io facevo le foto con mio padre e mi infastidiva un po'. Quando io ho cominciato a fare la televisione, dopo il successo di Amico Mio, mi hanno telefonato dicendo: vorremmo fare delle foto, ma dice che suo padre si infastidisce se glielo mettiamo vicino. Capisci? Tu lì avevi la parabola, switch, no? Certo. Per cui, ed è stato bello recitare insieme? Non abbiamo recitato insieme, abbiamo fatto certo, lo stesso vero, personaggio. Perché tu ero switch. Abbiamo fatto lo stesso personaggio. Mia madre era contraria che mio padre mi sostituisse, diceva: rubi il lavoro a tuo figlio, non ti vergogni. Addirittura. Sì, io ho detto: mamma, se non chiamano papà, chiamano qualcun altro. Almeno rimane in famiglia il lavoro, diciamo. E poi, dopo, quando papà ha incominciato, gli ho detto: mi raccomando, io ho fatto fino a qui il personaggio, però Scola, per l'unità del personaggio, ha voluto che io dessi la voce a mio padre, perciò l'ho doppiato io nel film, mio padre, facendo un po' l'imitazione e i toni di mio padre. Caro, ossia, così. Com'è che faceva? Caro. E perché nel mondo del teatro sono tutti cari, capito? Posso dire? Ah sì, perché amore mio, tipo tecnocrazia, ovviamente, no? Però dicono ovviamente, ma probabilmente no. Sai che ho la sensazione di aver fatto l'intervista a due persone, a te e a Carlo D'Apporto? Sì, mi fa piacere. Grazie. Grazie a te davvero. Salutiamo quindi anche tuo figlio che fa il regista, Davide. Che si chiama Davide Stefania. E salutiamo, Stefania. Visto che l'abbiamo salutati tutti, anche Carlo. Ciao Carlo. Ciao Carlo. Oh.